Guardate come siamo belli! Siamo dei bei guy! Assolutamente sì, The Fall Guy! Sì. Siamo con Luca, con Travatar all'Arcadia di Melzo per vedere The Fall Guy, il nuovo film di David Leitch. E vi dirò, io sono curioso perché è un regista prevalentemente action che mi ha sempre convinto. Penso che il suo migliore sia Atomica Bionda, però effettivamente anche con Deadpool 2, Bullet Train, che è quello che mi è piaciuto meno. Io stasera sono curioso perché il trailer di The Fall Guy sembra una figata. Voi cosa mi dite? Beh, allora, ricordiamo co-regista del primo John Wick. Insieme a Charles Saelsky. Sì, perché poi lui è rimasto per tutti. Andrea Barone mi sta scrivendo. Andrea, attimo, dopo ti rispondo. Sì? No, fallo sentire, validiamo la sì, sua adesso. Prima, intanto così. Andrea Barone, esatto, come al solito, buttati da una finestra. No, dicevo, sì, ti vogliamo bene. No, perché non sia le nostre, è solo di casa tua. Allora, il trailer sembra divertente. Mi piace la chimica tra Gosling e la Blunt. Serve un po' di commedia romantica di sti tempi in cui il meglio che ci hanno proposto è stato Tutti tranne te, che più ci penso meno mi piace. E invece a me è piaciuto Sydney Sweeney nel cuore, però sì, ho capito, con... però, vabbè, per quello basta guardare un porno. Comunque no, Sydney e Sydney. Il trailer si sembra divertente, ma ho paura che sia uno di quei film che poi si perde nelle sue stesse stramberie. Ci dicevi prima, se fosse un nuovo Argyle, no, non credo, no, a allora, livelli, no, quello no. Però no, la paura che sia un film in cui a un certo punto diventa un... guarda la scena assurda, vedendo il trailer mi sembrava, perché mettevano veramente di tutto la lì. Durata, speriamo, due ore, togliendo i titoli di coda, andrà sull'ora e 50, può essere accettabile. Ryan Gosling, Emily Blunt, comunque sono una coppia di attori che a me piacciono, no, che a me piace, una coppia singolare, vedi, io in grammatica ero sempre bravissimo. Caro Luca, tu cosa dici? Beh, anch'io sono tutto sommato curioso. È interessante se consideriamo che Leitch ha un passato da stuntman e questo è un film che ha come protagonista proprio la figura dello stuntman, quindi volendo è anche una sorta di riflessione ironica su la categoria. Che poi c'è questa categoria, componente meta, da quel sì, che ho capito, quindi il film, vabbè, vediamo. Sì. Poi tra l'altro Gosling, che è la seconda volta che interpreta uno stuntman dopo Drive. Che bello Drive, vero, mamma mia. Direi. E qui, tra l'altro, la Blunt fa una regista, quindi si cerca anche di sdoganare. Sì. Allora, era uscito un qualcosa di simile, se ci pensi, cioè, se vogliamo anche Argyle, con la scrittura che va di pari passo con poi le cose che mostrano, oppure anche il film The Lost City. Entrambi non mi sono piaciuti, però avevano, allora, quella, diciamo, componente, ti mostro quel che scrivo, questo è ti mostro quel che giro. Diciamo, però, che attualmente l'action attuale, diciamo che è stato l'action in quanto tale è stato messo, diciamo, in crisi dai cinefumetti, che hanno chiaramente proposto un livello di spettacolo che l'action normale non poteva reggere, e quindi c'è stato, vabbè, il momento di rincorsa con Fast and Furious, in cui diventano di fatto supereroi, e ora ci sono, diciamo, le due linee, che sono una, quella alla action crudo alla John Wick, pur con componenti cartunesche, però che può essere un po' più crudo, e questo action appunto alla Bullet Train, Lost City, Argyle, che vuole essere un po' meta, un po' commedia. Infatti, ecco, non esiste in questo, nel cinema attuale non esiste più la commedia pura, esiste la commedia ibridata a qualcos'altro. Sì. Ricordiamo che noi lo stiamo vedendo in anteprima, qualche giorno prima, perché siamo raccomandati. Uscirà però dal 1° maggio al box office. Presumibilmente potrebbe andare bene. E quanto interessante che il giorno della festa dei lavoratori esca un film su un lavoratore che sarà più o meno scontento. Esatto, con la gente che ovviamente tiene i cinema aperti e quindi lavora per la festa dei lavoratori, esatto, diciamolo. E diciamo anche che a me, per dire, Bullet Train è piaciuto, ma ad un certo punto avevo un po' provato quella sorta di ripetitività, per quanto, l'ho detto, diventare schiavo del suo essere per quanto scritto bene, quindi spero questa volta sia tutto più fluido. Ecco, l'attore di cui fa lo stuntman in Gosling dovrebbe essere Aaron Taylor Johnson, che a me piace tanto, che già avevamo visto in Bullet Train, per questo l'ho cito. Assolutamente sì. Tra l'altro, questo film è tratto da una vecchia serie televisiva degli anni 80, mi pare. Ovviamente suppongo che prenderà tutt'altra piega. Quindi questo è il ragazzo caduto, come lo chiamiamo? Sì, il ragazzo caduto. Era un po' una serie televisiva sulla falsariga dell'A-Team, quindi... Non so se sai, prossimo progetto, però questa volta italiano, un film su
Malgioglio che cade, si chiamerà The Fall Guy. Lo andremo tutti a vedere. Bellissimo. Questa era bella, Travata. Ridi di compassione. Io volevo dire The Fall Guy se l'ero un regista, però vabbè, tu l'hai rovinata. Vedi, però siamo ormai le nostre menti. Non frequentate quest'uomo, vi rovina, cioè, a un certo punto. Comunque, noi torneremo dopo, più agguerriti che mai, si spera in positivo per lodarlo a più non posso. Dopo Challengers, se ricordo Argyle, torneremo più forti che mai. No, Argyle, l'unica cosa d'argilla era nei miei testicoli, si era formata proprio un'argilla che li teneva. Hai capito lì, che ci è piaciuto, che non c'è tantissimo. Niente traumatizzato. Capolavoro. E Argyle insegna come può esistere la coerenza dentro ad un franchise. Bravo. Due franchise. Bravo, come si chiama il regista? Mi è anche passato Matthew di me. Vaughn. Matthew Vaughn, bravissimo. Ciao, a dopo. Ciao. Eccoci, è il remake di questo. Siamo nella stessa posizione, solo in prospettive diverse. Sono l'unico negativo. A me questa volta David Leitch ha veramente deluso, perché i primi 15 minuti mi hanno fatto dire: caspita, che figata! Anche perché c'è stata poi la presentazione molto interessante di uno stuntman italiano che ha spiegato tutte le cose relative al suo mestiere, poco purtroppo riconosciuto, per meglio dire per niente riconosciuto. E poi l'ho trovato un film di uno scialbo, cioè la trama è talmente stupida, nonostante voglia essere una commedia ai limiti del demenziale, che quando dite veramente tutto qua, io spero che David Leitch ora, siccome mi piace, si metta lì con calma e pensi ad un film stile quelli che ha fatto prima. Non ho trovato intrighi, intrecci, colpi di scena all'altezza, anche l'azione ok, è bravo, ma l'ho trovata un po' scialba e stanca rispetto ai precedenti. Invece voi siete fortunatamente favorevoli. Io penso davvero, non ascoltarlo, sarà pure innocente, ma non capisce la serie. Io ho guardato l'orologio penso almeno 12 volte sul cellulare, non ce la facevo proprio. E se guardavi il film invece di guardare il cellulare magari? No, guardavo che ore fossero, perché proprio non ce la facevo più, mi stancava. Dura 2 ore ma mi è sembrato di vedere un film di 6. Quindi peccato, perché il potenziale ce l'aveva e c'ha qualche guizza interessante, pensiamo sul finale. Però Travatar, dai, tu che sei positivo, meno male. Mi sono divertito un sacco, è una commedia action o un action comedy? Sarebbe interessante stabilirlo, perché alla fine sono molto più bilanciati. E no, secondo me in realtà è uno dei suoi film migliori. Tenevo appunto un film a un certo punto schiavo dei suoi eccessi come Bullet Train, in realtà è un film ironicamente quadrato nella sua follia ricercata. E appunto è una lettera d'amore sia agli stunt che anche ai registi, visto che lei c'è un regista, rende i due protagonisti le sue due anime alla fine. Sì, ma infatti quella è una delle cose interessanti. Peccato che anche lì le ripetizioni dopo un po' riferimenti cioè, alla cultura pop. È vero che allunga un po' certe cose, ma non l'ho nemmeno trovato così tremendo, perché tutte le trovate mi divertivano. Già solo una cosa che succede dopo un drink, io stavo morendo, ero piegato in due. Poi anche uno dei film recenti che usano meglio le canzoni pop, che sono tanto rompipale nell'ultimo periodo, qui invece sono usate con un criterio ironico molto ben studiato. Anche la sceneggiatura, sarà la sceneggiatura di un... non sarà Aaron Sorkin, però è comunque una sceneggiatura che mette degli spunti che poi tornano, si vede che l'ha pensata, che non è una cosa buttata lì. Poi appunto è una lettera d'amore, ma anche una presa in giro alla Hollywood contemporanea, quindi no, secondo me invece è un film. Te pensa che quello che hai detto di questo di Bullet Train, io i difetti che tu hai riscontrato in Bullet Train li ho riscontrati qua, perché almeno Bullet Train aveva degli intrecci, aveva secondo me una scrittura nella sua ripetitività in dei momenti, però aveva una scrittura più impattante. Qua io ho previsto tutto e dopo un po' ho detto basta, ho capito, basta. Anche sul fatto che è prevedibile, cioè... Sì, però cioè, veramente preferisco allora veramente un Fast and Furious dove ci sono i protagonisti che vanno a fare una delle loro missioni folli in giro per il mondo. Qua proprio non c'era appeal, anche almeno il qui stanno di essere scemi, Fast and Furious che ancora in no, tanti. Non è vero, Fast and Furious non è vero. Però, Luca, tu invece sei del parere di Travatar, quindi è bene. Meno male sono solo io negativo, meno male. No, io mi trovo più... in linea con quelle che sono state le opinioni del buon Travatar. L'ho trovato un film molto brillante. Diciamo che siamo un po' dalle parti di Tropic Thunder, una di quelle commedie in cui cerca di riprendere i meccanismi tipici del cinema hollywoodiano per crearci sopra una sorta di satira. Sì,
e si nota che dietro la macchina da presa, caduto l'ombrello intanto, dietro la macchina da presa ci sia uno che nel mestiere ci ha passato degli anni e conosce bene quali sono i meccanismi e li sa sfruttare a proprio vantaggio. Sì. Quindi, infatti davanti a noi c'erano la fila di stuntman della, e ogni volta della che tiravano fuori stuntman. E ogni volta che parlavano gli stuntman facevano qualcosa, loro erano lì a parlare, oh sì, c'erano entusiasti. Però io ho visto uno degli stuntman sotto a me che è andato su Wikipedia e ha zoomato sulla pagina di The Fall Guy la durata, perché anche lui ad un certo punto forse non ce la stava facendo più. Ed è questo il problema. Per me poi risolvere un determinato aspetto di trama nel secondo atto rende il terzo un allungamento troppo estenuante di quello che sarebbe potuto essere, quindi anche la divisione in tre atti non mi ha convinto, ma vabbè, può anche fare un passo almeno falso, almeno non è un film diviso inutilmente in due parti. Un saluto è Rebel Moon parte 2 per me è migliore, è brutto anche favore, quello per me sì, per me, perché almeno il primo era brutto, il primo era mediocre, quindi dal secondo non mi aspettavo alcunché. Il secondo è brutto, ancora peggio del primo, però non mi aspettavo niente. Qua mi aspettavo grandi cose perché David Leitch aspettavo aveva... il grano qui ovviamente no, però quello lì mi ha annoiato di meno, veramente sono sincero. Qua si vede anche perché David Leitch è un regista che mi ha convinto. Dammi che Snyder fa il cervello della gente. Ma guarda, tra questo e Rebel Moon non li rivedrei nessuno dei due, ci mancherebbe, come Argyle sono quei film che però non lo so, io l'ho trovato molto stantio già durante la visione, quindi ahimè siete due contro uno, ma meno male. Io spero che anche al mio pubblico piaccia, tanto ora nella mia recensione in solitaria approfondirò il mio ragionamento, ma io ringrazio questi due baldi giovani che sono venuti con me al cinema qua all'Arcadia di Melzo e ci vediamo molto presto. Travatar, anche tu farai la tua recensione, suppongo. Può essere, sì, adesso sto montando quella di Rebel Moon che mi sta venendo gigantesca. Ecco, nel caso guardatevi quella di Rebel Moon che Travatar ha amato e poi facesse questa o comunque il suo mini video da un minuto, guardatelo, iscrivetevi al canale di Travatar e continuate a seguirmi sul canale, altrimenti vi mando a casa Ryan Gosling a incendiarvela. Ciao ciao! Questa sarebbe una minaccia? Se ti incendiano la casa, è vero che se te lo fa Ryan Gosling... Vabbè. Bentornati sul canale, amici miei. Dopo aver salutato Travatar e Luca, sono pronto a parlarvi più approfonditamente di The Fall Guy, il nuovo film di David Leitch, scritto da Drew Pearce, nonché adattamento cinematografico della serie televisiva Professione Pericolo, che uscirà nelle sale italiane dal 1 maggio del 2024, ma che noi abbiamo visto in anteprima il 26 aprile all'Arcadia di Melzo. David Leitch è un regista che mi ha sempre convinto con i suoi film pieni zeppi di azione, penso ad Atomica Bionda, a Deadpool 2, a Bullet Train, ma anche a John Wick, lui ha lavorato con Chad Stahelski non accreditato. Purtroppo questa sua nuova fatica mi ha deluso, peccato perché su carta poteva essere molto interessante. Una lettera d'amore nei confronti degli stuntman. Il regista è stato uno stuntman e visto che oggi più che mai non vengono riconosciuti, eppure sono persone molto importanti che rischiano la vita di continuo per rendere un film il meglio possibile e quindi tutti lodano l'attore senza ricordarsi che le scene più pericolose sono state girate dai loro stuntmen. Però, indipendentemente da questo e anche da un bel videomessaggio che appare prima del film dove Ryan Gosling e David Leitch parlano di questo tema e dell'importanza degli stuntmen, il film per me non decolla. Si racconta la storia di Colt, Ryan Gosling, che è questo stuntman che dopo un infortunio deve ritirarsi per un periodo fino a che non verrà richiamato dalla regista Jodie Moreno, interpretata da Emily Blunt, con cui lui ha avuto una relazione. Quindi, seppur lui pensasse di aver chiuso con questo mondo, decide di tornare sul set per questo film simil Dune, che racconta una storia di guerra ma anche d'amore fra un'aliena e un cowboy, solo che si dovrà scontrare con Tom Ryder, l'attore a cui Colt fa da stuntman, interpretato da Aaron Taylor Johnson, che è antipatico, presuntuoso, egocentrico e quindi fra i due si creeranno dei problemi fino a che Tom Ryder da un giorno ad un altro sparirà. Colt lo dovrà cercare perché se la notizia venisse fuori il film potrebbe essere compromesso e quindi bisogna trovarlo. Cosa sarà successo? Da lì una scia di situazioni che vanno incontro alle morti improvvise di determinati personaggi.
poi un cellulare da ritrovare, si parla di deepfake, di vari temi che su carta sarebbero potuti essere molto interessanti da trattare perché sono cose attuali, di cui veramente si parla nella contemporaneità. Il problema è che dopo 10-15 minuti divertenti, dove proprio si omaggiano gli stunt e gli stuntman, il film inizia ad essere pregno di riferimenti alla cultura pop. L'ho capito, siete degli stuntman, vi trovate su dei set cinematografici, ok citare i film, ok citare gli attori, ok citare i registi, ma dopo un po' risulta il troppo che troppia. E poi la storia è talmente banale che ho detto, ma come con tutti questi elementi interessanti vi soffermate su un pretesto così stupido che poi viene risolto nel secondo atto, e proprio perché il film altrimenti sarebbe finito, allungano il terzo atto con un'azione continua, ripetitiva e secondo me per niente iconica, che anche se la pellicola dura 2 ore, sembra durare 4 ore e un quarto. Poi ci mancherebbe, non è un film tecnicamente girato male, David Leitch si vede che si è divertito, che ha saputo metterci il cuore, che ha voluto omaggiare gli stuntman, però nel complesso mi sono sentito frastornato durante la visione. Il film l'ho trovato proprio stanco, anche a livello d'azione, che non è certo girata male. Ho pensato, ok, ma se dovessi mettere a paragone gli stunt, le scene più pericolose di questo film con quelle di un Bullet Train, con quelle di un John Wick, con quelle di un Deadpool 2, con quelle di un'Atomica Bionda, beh, preferisco gli altri film e me li rivedo più volentieri. Qua per me manca proprio il mordente. Come dico sempre, non conta il cosa, ma il come. C'erano degli elementi interessanti, il deepfake, gli stuntmen che non vengono riconosciuti e che invece sono fondamentali e dovrebbero essere premiati, tutto però, anche se si infarcisce con la canzone pop più brillante che ti fa venire voglia di ballare, le musiche di Dominic Lewis tentano proprio di costruire quel tipo di film anni 80, un po' caciarone. Nonostante questi espedienti, io quelle 2 ore le ho proprio sentite. Non so quante volte abbia guardato il cellulare un secondo per vedere che ore fossero, perché non ce la facevo più. Anche la comicità è portata alla ridondanza, funziona una gag e si reitera non so quante volte nel giro di poco tempo. Vi dico solo unicorni, lì per lì sorridi e poi la portano avanti fino, non so a quanto. E poi la demenzialità per me non ci stava in questo film, va bene andare un po' sopra le righe, però avrei preferito un equilibrio diverso. Piuttosto mi vedo i Fast and Furious, dove già so prima di entrare in sala che i personaggi dovranno affrontare delle minacce in giro per il mondo e so che l'asticella dell'azione e dell'esagerazione si alzerà sempre più. Qua io non sono entrato in sintonia con i personaggi secondari, per dire, l'unico interessante è Colt, Ryan Gosling, ma anche il resto dei comprimari, Winston Duke, che dovrebbe essere il comic relief della situazione, niente da dire, perché lascia proprio neutri. Aaron Taylor Johnson no, risulta antipatico, dovrebbe essere tra virgolette il bastone fra le ruote del protagonista, ma non riesce ad essere così impattante, così come Stephanie Zhu. Insomma, è un film un po' spento, non basta l'azione folgorante in dei momenti per farlo riprendere, non bastano dei guizzi carini come ad esempio un qualcosa che vedrete sul finale negli ultimi 5 minuti che può far sorridere, però dopo che la maggior parte della pellicola ti ha annoiato, anche se alla fine ci sono dei fuochi d'artificio, dici ok, però io fino a poco prima non ce la facevo più. Quindi no, questa volta sono deluso, non è certo un film orribile, ci mancherebbe, però come dicevo in una puntata di Facce di Nerd recentemente, sono stufo nell'ultimo periodo di vedere blockbuster che non mi soddisfano. Da
The Fall Guy fino a Ghostbusters, Minaccia Glaciale, poi parlando anche di Godzilla e Kong, Monkey Man, Rebel Moon parte 2, basta. Cioè io spero veramente arrivi quel blockbusterone capace di sorprendermi, di convincermi. Meno male il giorno prima avevo visto Challengers, bellissimo, di Guadagnino, ovvio che sono due cose diverse, non le metto a paragone. Però questo film qua mi ha lasciato alquanto neutro. Io sono convinto che a tanti di voi potrebbe piacere, che forse potrei essere la pecora nera, ma fino al 1° maggio questa cosa non la saprò. Vi posso solo dire che anche i ragazzi che facevano parte di una scuola per stuntman, che erano nella fila sotto la mia e che sono stati presentati prima dell'inizio del film da questo stuntman che era ospite in sala per raccontarci il suo lavoro ed è stata la cosa più interessante della serata, ad un certo punto anche uno di questi ragazzi ha tirato fuori il cellulare e ho proprio visto che ha zoomato su Wikipedia, sulla pagina di The Fall Guy, sulla durata per vedere quanto durasse, perché forse anche lui non ce la faceva più. E per me non c'è niente di più irritante di un film che avrebbe tutte le premesse per soddisfare, per regalare divertimento, per regalare spettacolarità, e che nonostante tutte queste belle premesse non riesce a portare a termine il lavoro nel giusto modo, diventando un po' schiavo di quelle ripetitività e di quella ridondanza d'azione e anche di stanchezza dopo un po' non richiesta. Anche durante le scene che dovrebbero essere più al cardiopalma non aiuta un montaggio molto scialbo. Per dire, c'è una scena in cui da un lato Jodie, cioè Emily Blunt, molto anonimo come personaggio, sta cantando in questo bar al karaoke mentre aspetta Colt, ma nel frattempo Colt sta vivendo una scena d'azione in mezzo veramente alla strada, sul ponte in Australia, quindi tu dovresti vedere lei che lo aspetta e nel frattempo canta e lui che sta cercando di risolvere questo guaio in cui si è messo, perché poi è stato accusato di un omicidio. E il montaggio spezza anche la forza dell'azione, perché tu vedi lui che sta cercando di salvarsi la vita facendo skateboard su un pezzo in terra di questo furgone e intanto lei che canta e il montaggio non aiuta. Quindi no, il film è distribuito da Universal, è importante perché diciamo che c'è un omaggio a delle pellicole Universal in questo film. Guardate bene l'inizio e infatti è il momento migliore. Se tutto il film fosse rimasto come il primo quarto d'ora avrei detto che bellezza, perché i primi 10-15 minuti mi avevano proprio soddisfatto ed invece non è stato così. Io adesso farò una parte spoiler per dirvi più nello specifico quel che ne penso. Vi ricordo di farmi sapere la vostra nella sezione commenti, che trovereste nelle info i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale. Se deciderete di abbonarvi riceverete in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Un caro saluto e alla prossima. Allora, su carta hai Ryan Gosling, hai Emily Blunt, solo i due protagonisti avrebbero dovuto fare la differenza. In un film che parla di stuntman era interessante l'aspetto meta, un film nel film, il dietro le quinte della lavorazione di questi lungometraggi dove gli stuntman rischiano la vita, ed è anche ironico vedere lo stuntman che pensa di aver fatto bene una scena e che invece per sicurezza gliela fanno rifare mille volte mettendolo ancora di più in serio pericolo. Quindi i primi 15 minuti con lui che deve fare questo stunt, si deve lasciar cadere dall'alto, solo che qualcosa va male, si rompe la schiena, l'antipatia con Tom Ryder interpretato da Aaron Taylor Johnson, lì per lì ho detto ok, mi sta piacendo l'omaggio a tanti altri film che realmente abbiamo visto, cioè ci sono scene prese da altri film Universal, a me questa cosa è piaciuta, ho detto ma dai, ma che figata. E anche le citazioni ai film Rocky, Fast and Furious, lì per lì ci stavano. Poi il film diventa un calderone di ripetitività incredibile e non si sa più quale strada prendere. Alla fine The Fall Guy parla di un attore, Tom Ryder, presuntuoso, egocentrico, che vuole essere al centro dell'attenzione, che dopo aver ucciso accidentalmente un suo stuntman
con tanto di ripresa video che lo incolperebbe, decide di usare Ryan Gosling, o perlomeno il suo volto, metterlo sopra al proprio in quel video, creando un deepfake, per incolparlo della morte del vecchio stunt, e questa è tutta la trama del film. Poi aggiungiamoci anche che comunque Tom Rider aveva provato ad uccidere Colt all'inizio del film, manipolando i cavi che lo avrebbero dovuto trattenere, solo perché aveva questa forte antipatia nei suoi confronti, e questa è la trama del film. Ora, io sono il primo a dire che molto spesso con la semplicità puoi creare dei film efficacissimi. Pensiamo a Challengers di Luca Guadagnino, dove più volte ho detto la trama è semplicissima ma per niente banale. Come la riesci a costruire? Non conta il cosa ma il come. Qua è tutto talmente prevedibile, è tutto talmente poco incisivo, che addirittura nel secondo atto già risolvono tutto con Colt che si trova faccia a faccia con Tom Rider, che riesce a salvarsi, guardate un po', non è morto, anche se vorrebbe esserci la scena che dovrebbe farti dubitare. Voglio vedere in quanti dubiteranno che effettivamente Colt sia rimasto ucciso. Voglio proprio vedere. Poi arriviamo al terzo atto, dove bisogna farla pagare a Tom Rider, uno dei personaggi più anonimi che abbia visto nell'ultimo periodo. Bisogna fargliela pagare, quindi gli facciamo fare realmente uno stunt per poi dargliele di santa ragione, perché è questo che vuole fare Colt. E anche la cosa più interessante, cioè quella di farlo confessare, visto che lui ha sempre il microfono acceso e non se lo ricorda, quindi spesso dice cose inopportune, lui lo vuole fare confessare assieme a Jody, decidono di farlo confessare in questo modo. E non è che questo pretesto, che questo espediente viene utilizzato come, tra virgolette, colpo di scena, no, lo dicono proprio, lo dicono al pubblico. Quindi noi spettatori sappiamo già quel che accadrà, perché Colt e Jody, che sempre di più si ritrovano fino a tornare insieme, ad un certo punto diranno proprio: facciamolo confessare, tanto ha sempre il microfono acceso. Va bene. E quindi arriviamo all'epilogo, dove l'azione è ben girata, ci mancherebbe, sono tutte esplosioni, ma non mi basta. Non mi basta, perché a livello narrativo, a livello proprio di scrittura, è tutto così scialbo, è tutto così stancante, che poi non mi basta quel trailer del film sul finale divertente e riuscito, con Jason Momoa che ha preso il posto di Tom Rider perché l'attore è morto per colpa di un'esplosione. Non mi basta, cioè quel trailer è carino, ma fosse rimasto così anche nella parte centrale The Fall Guy, ed invece si perde clamorosamente, anche quando Colt va a cercare Tom Rider a casa sua e c'è la compagna di Tom Rider che arriva con la katana, distrugge tutta la casa. Ora, io apprezzo le tamarrate, le esagerazioni, però ci devo credere. Io qua ho visto un cambio di tono repentino, cioè fino ad un attimo prima era una commedia d'azione romantica, però poi lì si vira proprio nel demenziale, lei che distrugge tutta la casa. Poi si trova il morto nella doccia, ho detto dai, magari ora si imbastirà una trama un po' gialla. David Leitch ci ha fatto capire anche in Bullet Train che riesce a gestire i colpi di scena, degli intrecci divertenti, seppur anche quello fosse un po' ripetitivo ad un certo punto, ma nel totale se lo mangia Bullet Train The Fall Guy. Ed invece qua non si fa a tempo a buttar giù una trama minimamente gialla. Bisogna capire cosa sia successo a Tom Rider, che già ti danno la soluzione: è vivo e vegeto. Voleva incastrare Colt con la tecnica del deepfake, altro elemento che poteva essere utilizzato in altro modo perché è attuale, si poteva riflettere, e invece niente. Ma anche la storia d'amore fra Jody e Colt non l'ho minimamente
vissuta, non l'ho trovata appassionante, non l'ho trovata carina, non è che mi aspettassi chissà cosa. Dovrebbero esserci dei parallelismi con il film che Jodie sta girando, perché lei si sente un po' quell'aliena e lui è il cowboy. Niente di tutto questo. Poi arriviamo alla fine, ve l'ho già detto, con questi continui riferimenti alla cultura pop, la scena in cui Winston Duke inizia a malmenare le persone e ogni volta esclama un nome diverso fra gli attori di Hollywood, ho detto basta. Basta, è stancante. Però, ok, questo è il mio parere al riguardo. Fatemi sapere la vostra. Per me è una grande occasione mancata. Spero che David Leitch si prenda il suo tempo per ideare un film più sensato, perché l'azione la sa girare. Lo sappiamo quanto sia capace. Adesso serve la trama, la storia giusta. Perché no, non mi è piaciuto e sinceramente non ho voglia di rivederlo. Ciao ciao!